una qualche ambizione? Ma... E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dialetta, vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere. Sì, ormai tutti siamo tutti pronti a... Nessuno si dimette, tutti pronti a chinare il capo, di mantenere il posto, di guadagnare, a sopraffarci, a intrallazzare. Uno, se la prima cosa che fa è di mettersi d'accordo con un altro per superare le difficoltà. Non c'è nessuna dignità da nessuna parte. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via. Non so da che cosa, non so da chi. O meglio, io lo saprei, ma lasciamo andare. Non sento speranza nelle sue parole, maestro. La speranza di cui parla è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da chi comanda. E come finisce questo film, maestro? Come finisce? Non lo so. Finisce... Ma io spero che finisca in una specie di... Quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione. Rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto. Sono 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso. Esige anche dei sacrifici, se no va dalla malora per come sta andando, ormai da 3 generazioni. 18 anni fa è stato... 18 anni fa è stato ucciso mio fratello. Io da principio credevo che ho creduto a lungo che si trattasse di un omicidio di mafia, un assassino di mafia, una strage di mafia. Poi ho cominciato a leggere, ho cominciato a informarmi, ho cominciato a capire. Se fosse stata in vigore ancora questa legge, io crederei ancora che mio fratello fosse stato ucciso dalla mafia. Non avrei potuto capire che questa è stata invece una strage di Stato, e quindi non avrei potuto essere, come sarò ancora una volta il 19 di luglio di quest'anno a Palermo, e io vi invito a venire tutti quelli che potete a Palermo, perché lì si tratta di lottare contro quel paradiso verso il quale si stanno spingendo. Io anche quest'anno, con queste aziende grosse che saranno insieme a me, sarò a Palermo per impedire la profanazione di Via D'Amelio, per impedire che degli avvoltoi si presentino in Via D'Amelio, in quel posto che è stato teatro della strage, la loro voluta e perpetrata, e della strage che ha dato origine a questa disgraziata Seconda Repubblica. Mio fratello è stato ucciso per la trattativa che è nata dopo la strage di Capaci e che è continuata dopo attraverso la strage di Viareggio Orgofili, attraverso quella interminabile trattativa che ancora oggi continua. Avete sentito le parole di Dell'Utri? Avete sentito cosa ha detto nel proclamare ancora una volta eroe? Avete sentito cosa ha detto? Ha
detto, se io fossi in carcere non so se sarei capace, come Mangano, di tacere, di continuare a tacere. Continua in questa maniera la trattativa, sono dei messaggi che si scambiano con Berlusconi, lo stesso messaggio che ha significato quel attimo di silenzio che uno dei fratelli Graviano, quando gli hanno detto se conosceva Berlusconi e Dell'Utri, è stato un attimo di silenzio, è stato un silenzio che nel significato dei mafiosi significa più di tante parole. Quelle cose ancora fanno parte della trattativa, noi siamo dentro la trattativa, per tutte le leggi che sono state approvate dal 1992 a oggi sono delle cambiali pagate per quella ignobile, per quella scellerata trattativa che pezzi dello Stato hanno intavolato con la criminalità organizzata e di cui ancora oggi si continuano a pagare le cambiali. Questa legge liberticida che vogliono approvare è l'ultima di queste cambiali che vogliono approvare, e sapete a cosa serve? Serve a far sì che quando finalmente intravediamo la possibilità che sia fatta luce sulla strage di Capaci, sulla strage di Amelio, sulle stragi di Giorgopoli, perché oggi finalmente le procure di Palermo e di Caltanissetta stanno arrivando alla verità, vogliono eliminare la possibilità anche per questi magistrati di arrivare alla verità, vogliono impedirci a noi di arrivare alla verità, ma noi non lo permetteremo, non lo permetteremo, questa legge non deve passare, non lo permetteremo in nessuna maniera, faremo le barricate contro questa legge e non voglio gridare più resistenza come ho gridato fino a qualche tempo fa. Oggi dobbiamo cambiare nome al grido, dobbiamo gridare rivoluzione! 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 It's evolution.